Poracci bravi che mi avete riconosciuto l'indimenticabile Metal Gear Solid 4. Siete stati in tanti, ma il più veloce a scrivere il titolo per intero, Guns of the Patriots, è stato Jampy of Magic, mentre la risposta più sbagliata l'ha data Giacomo. Altro che Phantom Pain, questa deve far male sul serio. Ma bando alle ciance, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai cambiarsi i vestiti. E questo non perché sto registrando più video lo stesso giorno, eh. No, assolutamente. Tanti auguri a me. Oggi puntata ricchissima, è il mio compleanno. Oggi, 19 novembre, compio la bellezza di tanti anni. E quindi ho deciso che bisogna festeggiare in modo speciale. Non ci sarà un TG Poro, ma un video particolare dove vi farò vedere i miei ultimi acquisti videoludici, che coprono più o meno gli ultimi 3-4 mesi. Di molte cose che ho acquistato già ve ne ho parlato, mentre altre non ho avuto l'occasione di mostrarvele, e quindi oggi faremo proprio questo prima che diventi troppo tardi. La settimana prossima infatti ci sarà un'altra importantissima fiera di retro gaming e ho paura che potrei fare altri acquisti. Meglio iniziare a smaltire gli arretrati. Prima di iniziare però è il mio compleanno, quindi non potete dire no. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi pure su Instagram. Per i più curiosi in descrizione c'è anche il link al Patreon, il Patreon dei Poracci, che decidono di finanziare direttamente la realizzazione di questi video. Dateci un'occhiata. Bene, ho detto tutto, iniziamo. Partiamo togliendoci di mezzo le cose che tanto so vi interessano di meno. E quindi abbiamo due titoli PlayStation 5. Il primo è Alan Wake Remastered, un gioco con cui sicuramente vi ho già stressato abbastanza, ma secondo me vale la pena spenderci sopra altre due parole. Questa è una remastered abbastanza conservativa, che fa il suo senza stravolgere il gioco. Soprattutto non lo peggiora, che visto le Definitive Edition più recenti non è per niente un fatto scontato. È un'edizione budget, la trovate per una trentina di euro su Amazon, prima era addirittura in sconto a 17, e vabbè, il gioco io lo adoro, ha segnato la storia dell'Xbox 360 e ancora oggi mi mangio le mani per aver venduto la fighissima Limited a forma di libro. Se vi piacciono gli action in terza persona e i thriller dal sapore soprannaturale, recuperatelo senza indugi. A parte il disco, nulla di nulla. Confezione poraccia. L'altro gioco invece è Deathloop, uno dei potenziali GOTY 2021. Puntavo da parecchio questo FPS di Arkane e finalmente sono riuscito a trovarlo a un prezzo stracciato, 30 euro, alla Games Week di Milano. L'ho preso subito e ci sto giochicchiando appena un attimo di tempo libero. Deathloop presenta una struttura di gioco molto interessante, che è una via di mezzo tra un FPS di stampo narrativo e un roguelike. Spero di riuscire a finirlo in tempo prima dei The Game Awards. Piccola nota a margine, c'è una sorta di mini manualetto che illustra i comandi principali e dà qualche avvertenza. Confezione poraccia, ma non troppo. E a proposito di Games Week, un piccolo detour a tema Pokémon. No, i remake di quarta generazione ho deciso che non li comprerò, ma durante la fiera ho partecipato a una sorta di lotteria dove si potevano vincere o diamante o perla, e io ovviamente mi sono portato a casa un set di stickers che di sicuro appiccicherò ovunque, anche sulla macchina. Ah, e poi ho acquistato la mia prima carta Pokémon di sempre e vi spiego perché. Non sono un collezionista, ma volevo fare un regalo a un amico che ha sempre avuto il pallino di iniziare a collezionare le carte Pokémon, ma alla fine ha sempre desistito. Quindi ho preso questa promo fighissima. È vero, l'ho comprata per fare un regalo, ma più la guardo più mi viene voglia di tenermela. Cosa ci devo fare? Faccio il collezionista o faccio l'amico? Ma ora passiamo alla Switch, che so essere la console che vi interessa di più in assoluto. Di Shin Megami Tensei 5 ve ne ho già parlato e di sicuro avete già visto l'unboxing della Premium Edition. E se non lo avete visto, non lo avete visto. Quindi niente. La Limited è abbastanza poraccia, ma devo dire che il gioco mi sta rapendo e non ci posso credere che sono ricascato nel vortice dei JRPG quando ormai mi ero giurato che non mi sarei mai più fatto risucchiare in avventure da 50 e passa ore. E invece, maledizione. Anche di Dread avete visto l'unboxing, ma sospetto che
pochi di voi sappiano che in realtà mi sono arrivati anche gli Amiibo. Chi è? Guarda che primizia. Alla fine non ho avuto il coraggio di aprirli e rimangono lì, intrappolati per sempre, in questa stilosissima prigione di plastica. Anche qui mi ero ripromesso che non avrei mai più comprato Amiibo, ma con Dread mi si è proprio oscurata la vista. Dannazione. Io ho paura che succederà lo stesso anche per Breath of the Wild 2, ma ci penseremo quando sarà il momento. E a proposito di altri titoli di cui vi ho già parlato, ma nessuno stava ascoltando, abbiamo altri due giochi usciti mi sembra intorno a settembre. Il primo è WarioWare Get It Together, titolo che ho adorato, consumato e poi dimenticato. Forse dovrei ricominciare a giocarlo in multiplayer. Il gioco è super divertente, la confezione è straporaccia, ma l'artwork spacca di brutto. L'altro titolo è invece Laboratorio di Videogiochi, uscito a settembre ma nella versione fisica. In realtà il gioco su eShop in Europa è uscito con un pochino di anticipo. Il titolo l'avevo già provato e spolpato per bene grazie a EveryEye, per cui ho dovuto scrivere degli articoli. E devo dire che non sono un appassionato di builder, ma questo mi è piaciuto particolarmente. E ancora una volta l'aspetto più interessante di queste operazioni non sono tanto le possibilità offerte dall'editore in sé, ma più che altro andare a vedere quali sono le creazioni della community, perché gli utenti riescono a fare delle figate assurde, mentre io al massimo faccio un clone di Pong che non funziona. Ora però una vera chicchetta da collezionisti, perché si aggiunge alla mia collezione Switch non un gioco ma una confezione. La Nintendo Switch Card Case offerta sul My Nintendo Store riscattando dei punti di platino, d'oro, non ricordo mai qual è la valuta che serve per queste cose. In realtà è molto interessante come iniziativa, è sostanzialmente una custodia in cui si possono inserire 8 cartucce. Arriva addirittura imbustata e con lo sticker del My Nintendo Store. Ci sono però due cose che di questa custodia mi mandano proprio in bestia. La prima è che la costina non ha il testo giustificato ma allineato a sinistra, come i giochi americani e non quelli europei. In collezione stona di brutto. L'altra, molto più comprensibile, è che si tratta di un regalo riscattato con i punti del My Nintendo, ma le spedizioni si pagano comunque. Nintendo Difference, poracciata vera. Ma ci avviciniamo alla conclusione con due pezzi forti, uno Switch e l'altro GBA. Il primo per Switch è la bellissima Collector's Edition di La Mulana 1 e 2 in questa edizione che viene chiamata Hidden Treasure Edition. Massiccia, ciccionissima, bellissima. Si tratta di un Metroidvania vecchio stampo e il primo capitolo è considerato tra i giochi più difficili da portare a termine di sempre, tanto che è praticamente impossibile non ricorrere alle guide. Questa edizione è molto particolare perché per essere una limited è completamente in italiano. Abbiamo un artwork spettacolare sia sul cartone esterno che sul box vero e proprio, i riferimenti a Indiana Jones sono palesi, mentre all'interno, oltre alla custodia con i due giochi, ci sono la colonna sonora su due dischi, un puzzle da 100 pezzi e un artbook bello pesante. La cosa più bella è che su Amazon stava solo a 30 euro, un furto praticamente. Felicissimo di aver supportato NIS America, Nigoro e Playsm. Fossero tutte così le limited, non me ne lascerei sfuggire neanche una. Ma chiudiamo con un acquisto davvero retro gamer, con la R maiuscola e anche tutte le altre lettere. Mentre la gente sana di mente si disperava, o forse ci è semplicemente rimasta male, quando ha scoperto che il reboot di Advance Wars 1 e 2 è stato rimandato al 2022, io, da malato di collezionismo, prendevo il primo episodio originale per Game Boy Advance. Il bello è che l'ho comprato, ho realizzato che da lì a poco sarebbe uscito il remake, ho pensato, oh no, che tempismo idiota, e qualche giorno dopo hanno annunciato lo slittamento al 2022 del reboot. Bene così, il gioco è in condizioni perfette, PAL multilingua, anche con l'italiano, e mi è costato abbastanza, 60 euro, confezione protettiva inclusa. Prima di mostrarvi il contenuto però volevo spendere due parole per ringraziare i ragazzi dello stand gamesandmovies.it dove ho trovato Advance Wars. Non solo sono stati gentilissimi e non solo mi hanno riconosciuto, e già questo è bellissimo, ma in più avevano uno stand pieno di roba interessante e a prezzi giusti. Non sono affiliato con loro in nessun modo, ma mi ha fatto piacere acquistare e trovare dei venditori seri. Quindi probabilmente ci acquisterò di nuovo e se siete in cerca di retro gaming, perché no? Cercate anche sul sito di gamesandmovies.it. Difficile trovare i giochi del GBA in così buone condizioni, soprattutto se completi di tutto. E questa ha proprio tutto, tutto, tutto.
il catalogo Nintendo, il foglietto illustrativo, il manuale di istruzioni multilingua, comprendente l'italiano, e anche la garanzia di 24 mesi, che temo però sia scaduta. Inoltre c'è anche il portacartuccia in cartone, la bustina di plastica intorno alla cartuccia e il gioco in tutta la sua gloria. Dico, ma cosa volete di più? Magari reboot? Io però mi accontento di questo, almeno per ora. E questi poracci erano i miei ultimi acquisti. Vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate, ma soprattutto ditemi se anche voi recentemente avete recuperato qualcosa. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e per aver passato insieme a me il mio compleanno. E anche e soprattutto per l'incredibile supporto che mi date sotto a ogni video. Senza di voi probabilmente avrei già mollato, ma da un pezzo. Noi ci vediamo lunedì per un nuovo video. Mi raccomando, voi riposatevi, anche per me, riposatevi, grazie, ma nerdate duro, sempre. Io sono il poro vecchio Michele Agé, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Oggi 19 novembre compio la bellezza di 3333333333